quindi l'amore della filosofia è un messaggio. Sì, funziona, sì. No, volevo solo ritornare anch'io nel discorso dicendo che veramente l'amore è quando si comprende. Quando ci si comprende, si accetta così come si è. Quindi l'amore che non è possesso e che poi quello malato, quello che poi porta al femminicidio. Quindi volevo fare solo questa. E a proposito, io sono insegnante di, sono stata insegnante di filosofia, insomma alla fine si rimane sempre docenti anche quando si va in pensione. E quindi mi sono posta questo problema all'interno appunto della storia della filosofia. Quale risposta la filosofia ha dato all'individuazione di quell'elemento che possa essere l'emozione, perché quando parliamo di cuore, dicevamo anche prima, intendiamo sentimento, intendiamo emozione, intendiamo passione. In questo caso l'emozione, quale fondamento, quale elemento fondamentale può essere nel momento in cui noi come uomini prendiamo le nostre decisioni e di conseguenza agiamo? L'emozione ha una sua funzione, è determinante, ma solo l'emozione o anche la ragione? E allora ci domandiamo, ecco, nel momento in cui siamo lì per lì per prendere le nostre decisioni, di conseguenza siamo pronti ad agire, cos'è che predomina? La ragione o il sentimento? Chi dobbiamo seguire chi? Cuore o ragione? E allora la filosofia in effetti ha cercato di dare una risposta a questa domanda e dobbiamo dire che ha soprattutto dalle origini fino all'età moderna privilegiato la ragione, l'ha esaltata perché ha ritenuto la ragione come espressione dell'anima e quindi capace di rendere l'azione morale veramente perfetta, insomma, veramente piena. Ecco, dovrei fare questa precisazione: quando parlo di filosofia, in questo caso parlo di filosofia morale, perché è quella che si occupa dell'azione dell'uomo rivolta verso un determinato fine. Quindi la filosofia morale ha esaltato la ragione come elemento fondamentale, perché appunto ha esaltato quello che è il raggiungimento del fine da parte dell'uomo grazie alla ragione, e ha svalutato l'emozione, ha svalutato il sentimento, perché anzi il sentimento e l'emozione viene considerata come espressione della corporeità e quindi non solo non aiuta al raggiungimento dell'azione morale, ma addirittura la impedisce. E a questo punto noi dobbiamo mettere in evidenza che la filosofia sicuramente si è contraddistinta per questa contrapposizione tra ragione e sentimento. E, però fin dagli inizi, insomma, con gli stessi presocratici, permettetemi proprio di fare una sintesi perché mi serve per ritornare alla domanda iniziale che abbiamo fatto. Ecco, i presocratici riconoscevano che l'elemento fondamentale per agire moralmente fosse appunto l'elemento nobile, fosse la ragione. Passiamo a Socrate. Socrate, con il suo intellettualismo etico, diceva che agisce bene chi conosce che cos'è il bene, quindi la conoscenza è quella determinante, perché il male è ignoranza. E così Platone. Platone ritiene che la ragione sia fondamentale nel nostro agire. Ricordate sicuramente tutti quanti il mito della biga alata, no? L'anima razionale è rappresentata dall'auriga che guida un coppio, cioè ce lo dice un dialogo perfetto, e guida il coppio che è trainato da due cavalli,
uno rappresenta l'anima inascibile, il desiderio, l'altro l'anima concupiscibile, la passione. Per muovere il cocchio, i cavalli sono importanti però, perché sono loro a trainare, però è la ragione, l'anima razionale, che deve sottomettere i cavalli. Quindi anche per Platone la ragione è fondamentale sia per conoscere che per agire bene. Aristotele è lo stesso, la ragione è fondamentale per agire moralmente, per permetterci di raggiungere il giusto mezzo, agire grazie alla ragione per evitare gli eccessi e comportarsi seguendo il giusto mezzo. Filosofia medievale riprende la filosofia, se siamo proprio nella generalità più assoluta, riprende la filosofia platonica e aristotelica, quindi ancora una volta per lo più la ragione ad avere sopravvento, anche se Sant'Agostino ci parla di un'azione buona grazie all'amore verso Dio. Però attenzione, questo amore non è quell'amore sensibile, perché anche Sant'Agostino dice che per agire bene bisogna seguire la ragione. E passiamo all'età moderna, dove finalmente, forse tra virgolette questo finalmente, c'è una inclinatura su questo predominio della ragione, perché con Pascal è il cuore ad avere il sopravvento, nel senso che dice Pascal, per conoscere una grande realtà che è l'uomo stesso, cioè per conoscere se stesso l'uomo, la sua natura, il suo destino, ha bisogno non della ragione. La ragione è impotente per realizzare questo tipo di conoscenza, è solo il cuore che con l'esprit de finesse, con la sua intuizione, ci permette di cogliere la realtà nella sua totalità e l'uomo nella sua essenzialità. Quindi la ragione a questo punto ha una funzione subordinata, perché il cuore intuisce le verità prime, i principi primi, e poi la ragione, attraverso le sfide di geometrie, riorganizza queste intuizioni per operare delle dimostrazioni e per svolgere quella che è la sua attività discorsiva. Quindi quale superiorità c'è se non quella del cuore in questo caso? Però anche qui il cuore non è che indica la passione, è in un certo senso informare la propria conoscenza ad una forma diversa di razionalità. Infatti in uno dei pensieri Pascal dice: il cuore ha le sue ragioni e la ragione la conosce. Però senza dubbio possiamo dire che con Pascal il cuore predomina. E ancora nell'età moderna un altro filosofo del Settecento che ci parla di una morale che sia legata al sentimento è il filosofo scozzese Hume. La filosofia di Hume, la filosofia morale, si basa proprio sul sentimento di simpatia e di socievolezza. Quindi l'azione è morale quando suscita benevolenza e lode, non lo è quando suscita biasimo. Però siamo sì nell'età moderna, e in questa fase c'è anche un ritorno alla tradizione, cioè a quella contrapposizione tra, ancora una volta, tra ragione e sentimento, con l'affermazione della supremazia della ragione. Siamo a Kant. Kant, che con la ragione pura riorganizza tutta la realtà attraverso le forme a priori dello spazio, del tempo e delle categorie, e poi nel campo dell'azione morale si rifà all'azione della ragion pratica, che si ispira al principio dell'azione fatta per il dovere, il dovere per il dovere. Ci potrebbe anche essere una forma di sentimento che accompagna questa azione, cioè di soddisfazione per aver agito bene, però non è anche qui un sentimento legato alla sensibilità, ma è legato all'attuarsi della ragione pratica. E siamo al
nell'epoca successiva al romanticismo, vedete molto velocemente. E nel romanticismo già le cose cominciano a cambiare, il sentimento si riprende un po' la sua rivincita, però si comincia a considerare l'uomo nei suoi due aspetti, sia come essere razionale, sia come essere dotato di emozioni. Ma è il Novecento in modo particolare che ha questo interesse verso l'uomo nella sua totalità, ha questo interesse verso anche quegli aspetti dell'umano che riguardano l'inconscio, la profondità dell'essere. Quindi grazie anche alle nuove scienze che si sono via via affermate, la stessa psicoanalisi, le neuroscienze, la psicologia cognitiva e così via. E quindi l'interesse verso l'emozione, la parte appunto cosiddetta sentimentale dell'uomo, è sempre più forte nel Novecento. E una delle voci più significative di questo periodo, la filosofa Maria Zambrano, appunto diceva che la filosofia si deve far carico dell'uomo nella sua totalità, tenendo presente che non solo l'anima, ma anche il corpo è fonte di creatività e di trascendenza. Quindi accanto alle verità logico-deduttive della ragione, bisogna coniugare anche le verità intuitive del cuore, del sentimento. Io volevo fare una domanda, ma lei a quale teoria di quelle che ha enunciato si sente più vicino? Io mi sento più vicino se tu mi lasciavi completare. Ero curioso a questa filosofa spagnola del Novecento che anche subito è stata l'assassinio per il periodo della guerra civile spagnola, no? Anche a Roma, in Italia, che dice che appunto bisogna considerare la filosofia si deve prendere carico dell'uomo nella sua totalità, dicevo, e che appunto questo non c'è contrapposizione tra il sentimento e la ragione, ma non sono due mondi eterogenei, ma appartengono a quella l'esistente che è l'uomo. Quindi la filosofia ha trascurato l'emozione, lo dice anche un'altra filosofa americana, la Nussbaum, Martha Nussbaum, che la filosofia appunto ha trascurato l'emozione, mentre in realtà la filosofia morale si deve basare sulle emozioni. Ha scritto tra le varie opere proprio l'intelligenza delle emozioni. E a questo punto tu mi chiedevi a chi sono vicina. Sono vicina proprio alla Zambrano perché riconosce che nell'uomo non ci può essere una scissione. L'uomo è sentimento e ragione. E oggi io vorrei dire anche questo, aggiungere, oggi non ci poniamo più il problema appunto se la vita psichica dell'uomo e il suo processo mentale siano più o meno influenzati dall'emozione, perché questo ormai è dato per certo, per assodato. Quello che noi oggi ci domandiamo in questo nostro tempo, se è possibile una educazione alla emotività, e dobbiamo rispondere, se noi vogliamo veramente una società migliore, che è necessaria questa educazione all'emotività. Perché poniamoci questa domanda, i nostri giovani, in un tempo nel quale viviamo, dove sono bombardati da una quantità di stimoli esterni molto di più dei giovani delle generazioni precedenti, la società che ha dato loro una più libertà, molto di più di quelle che hanno avuto i giovani delle generazioni precedenti, sono in grado di gestire, di conoscere innanzitutto se stessi e di conoscere anche i propri sentimenti, la propria aggressività, di saperla quindi gestire, di saper gestire i conflitti che questo tempo
che inaridisce il cuore, come dice qualche altro filosofo. Sono d'accordo, però a volte l'approccio, io sono testimone di questo, viene fatto male. Per esempio nella mia scuola, io posso dire, è stato fatto uno sportello, giusto? Ma non si può passare una circolare dove è un foglio ai ragazzi dove dice guarda, c'è lo sportello con la psicologa, vuoi venire allo sportello? Certo, i ragazzi, appena è stato consegnato questo foglio, diceva proprio in dialetto, perché poi dice chi sti su pacci? Dice io ancora faccio non sogno, non ho bisogno dello psicologo. Cioè non si può fare educazione sentimentale dicendo genitori, autorizzate tuo figlio ad andare allo sportello perché viene la psicologa, si appoggia allo sportello e fa no. Perché il ragazzo non lo scoprirà mai, casomai, scusate, concludo, i veri psicologi all'interno, tra virgolette, delle dinamiche della classe, siamo prima noi docenti che sappiamo la tipologia di intervento, e ragazzi, ecco, se, io penso a una classe, io già so chi è che ha bisogno dello psicologo, a parte delle colleghe e dei colleghi, ma questo non è un problema. Scusa un attimino, infatti Peppe, qualcuno ha detto che i professori dovrebbero essere sottoposti ogni tanto, l'altro giorno, cioè voglio dire, c'è l'approccio, deve essere fatto in un altro modo, perché io ho visto i ragazzi, ho dovuto distribuire dei fogli. I ragazzi sono venuti dei genitori e hanno detto sì, ma non è meglio questo, che faccio, non è questo, no. L'educazione giusto, c'è qui la mia collega Rita, mi pare che condividi pure tu, non è questo, c'è la mia collega di lettere, ti puoi alzare i piedi perché se no non ti sentiremo mai. Intanto ti ringrazio per aver invocato lo psicologo sui miei colleghi della nostra scuola, mi sono sentita un attimo è toccata, naturalmente sto scherzando, naturalmente stiamo scherzando. Forza, sì, sì, è vero, l'approccio è stato fatto così, però devo dire una cosa, che c'è stata quella famosa riunione a cui sono stati invitati i genitori, che però non sono le cose, però non per difendere i dirigenti della mia scuola, però devo dire che le cose in cui i psicologi erano stati diciamo chiamati a parlare con l'utenza e con i genitori, c'è stato, cioè ci sono stati da una parte i psicologi che sono venuti, però i genitori non sono venuti. Quindi anche c'è questa paura, ecco, c'è questa paura. Volevo dire che non è questo che io intendo quando parlo di educazione. Ed esplicitiamo. C'è uno scrittore, anche un psicologo americano, Goleman, che parla della alfabetizzazione emotiva, cioè finora si è assegnato al caso, direi quasi, questa specie di educazione, mentre in realtà questo psicologo afferma, io mi trovo pienamente d'accordo, perché altre volte mi è capitato, pure intervenendo dall'esterno, di ribadire questo discorso, sì. Deve, come si insegna la matematica e la lingua, bisogna anche insegnare questa, la capacità interpersonale ai giovani, bisogna insegnare loro la capacità di sapersi rapportare con gli altri, cioè il nostro tempo che riduce lo spazio della riflessione e della comunicazione, perché in realtà i nostri giovani sono sempre connessi, comunicazione, ma non è quella la comunicazione reale, no? Anzi, proprio perché, come dicevo prima, sono sottoposti a stimoli continui, sono quelli che hanno anche più problemi psicologici dei giovani del passato, molte volte reagiscono o con l'aggressività oppure chiudendosi in se stessi, in quella sorta di incapacità di rispondere emotivamente non solo alle azioni degli altri, ma anche alle azioni che compiono loro stessi. Certo, certo. Arriviamo poi ai casi estremi di chi uccide o fa uccidere i genitori e prova a giocare al giardino. Quindi è un'educazione che deve entrare nella programmazione in maniera seria di un istituto scolastico. Ed è quello che anche, scusatemi l'ultima citazione, un filosofo che già 10 anni fa aveva scritto L'ospite inquietante, il nichilismo e i giovani, cioè parlo di Gavin Bell, che appunto anche altre volte avevo avuto modo di citare, che diceva
che bisogna rieducare i sentimenti, bisogna occuparsi del cuore, sto finendo, non mi andrò più, in maniera forte, perché il cuore, che è l'organo che ci permette prima ancora di conoscere, ma di intuire che cos'è il bene e che cos'è il male, ecco, deve essere appunto armonizzato con l'intelligenza, con la ragione, perché la ragione senza cuore diventa sempre più fredda e lucida, ma non solo diventa fredda e lucida, ma anche fonte di quel male assoluto, ci ricorda Galimberti, che la Bibbia ha identificato in Lucifero, il più intelligente degli angeli. Grazie alla professoressa Prisseri. Allora, Marisa Cicchia, dovete sapere che lei sta facendo un esperimento da qualche anno, cioè un esperimento che riunisce i cuori, tra virgolette, all'interno del seminario vescovile di Catanzaro. Viene fatta attività di formazione artistica attraverso, prendendo naturalmente i giovani seminaristi, educandoli all'arte. L'itinerario si conclude ogni anno con una realizzazione artistica di eccellenza. L'anno scorso l'ho presentato io questo lavoro, hanno realizzato una vera e propria pala d'altare, pittoricamente parlando, dove ogni seminarista ha realizzato una parte della tela, con una cosa veramente importante, di grande rilievo, e il rettore del seminario che io ho conosciuto proprio ritiene l'arte formativa, insomma, cerca di riunire i cuori di questi giovani seminaristi, che tra l'altro diventano anche oppositivi. Prego. Com'è andata questa esperienza? Come va? Ora quest'anno c'è scultura, sì, mi pare. Quest'anno stiamo realizzando un'opera scultorea, anzi due. Una realizzata dai ragazzi rappresenta i misteri delle opere misteriose che si possono fare, no? Che so, scusatemi, è un pochino l'emozione, sì, infatti, allora, le opere di misericordia, ecco, riesco a concentrarmi. E le opere di misericordia, ognuno dei ragazzi mi ha rappresentato, non sono sempre le opere di misericordia, quelle corporali, da mangiare agli affamati, visitare gli inferni, visitare i carcerati, eccetera. L'altra, questa è realizzata dai ragazzi, è un'opera grande, molto grande, è 1,30 m x 1,30 m, praticamente di diametro 1,30 m, quindi molto grande, mentre l'altra che sto realizzando io è la Santissima Trinità, rappresenta la Santissima Trinità con il Cristo, anche questa, anche un'opera molto grande, su questa io e praticamente cerco di, oltre al fatto diciamo religioso in se stesso, metto in alto il mio stile personale, che viene rappresentato con la lavorazione della tela, proprio mi metto a lavorare proprio la tela stessa, non soltanto pittura, ma proprio nel lavorare la tela. Ed è questo. E per quanto riguarda stasera, io infatti mi trovo un pochino spaesata dopo l'intervento di questi nostri ospiti. E praticamente io non posso addentrarmi nei discorsi amore in questo senso, se non del mio vissuto, oppure dell'amore per l'arte, ecco, io sono innamorata dell'arte in questo devo dire che parlando proprio di queste farfalline che si sentono all'interno, io ho questa sensazione quando vado a realizzare un'opera, alla fine quando riesco finalmente ad arrivare alla conclusione, alla fine dell'opera, sento il fatto di nello stomaco.
questa sera Giuseppe ha fatto una cosa bellissima, è il cuore che praticamente è la parte nobile del nostro corpo, l'anima. E noi artisti qui siamo riusciti veramente a, a portare l'amore, l'amore, perché ognuno di noi ha rappresentato il cuore nella maniera più, più intima, più bella. È il caso di dire noi artisti ci abbiamo messo il cuore. È proprio, era proprio questo, infatti allora, se voi guardate le immagini che scorrono sul nostro nuovo display, noi abbiamo dato questa tematica. Dovete sapere che la tematica del, del cuore, cioè l'iconografia, l'icona del, del cuore è un'icona tra virgolette anche contemporanea, e addirittura si rifà anche spesso alle carte da gioco, soprattutto quelle di Rouen in Francia, carte che poi furono vietate addirittura nei giorni feriali per l'utilizzazione eccetera. Quindi un simbolo molto semplice che addirittura qualcuno faceva richiamare alla figura dei buoi, per esempio, cioè ecco, come immagine stilizzata. Io quando ho convocato tutti gli artisti per immaginare questo grande mazzo di carte in cui il cuore doveva avere la sua identità, ho chiesto proprio a loro di utilizzare questa, questa linea, no? Questa linea morbida, questa linea curva, che poi tra l'altro sapientemente Pier Filippo Fucca nella locandina che ha realizzato per noi a mo' di tratto, a mo' di disegno, ha identificato la velocità, no? Della, della realizzazione. E se voi vedete nelle immagini che scorrono, ecco, questa è la nostra locandina quasi disegnata come se fosse con i suoi colori veloci. Cristina Benedetto, il cuore si identifica nella nascita, Marisa Scicchitano, il cuore si identifica anche nel momento del gioco e anche nel momento in cui del, della condivisione anche stessa che viene fatta. Prego, dici. Praticamente io rappresento sì, questo l'innamoramento di cui si parlava in questo dibattito, nel caso di quest'opera il racconto non è il libro di Lancillotto, ma è l'asso di cuore, infatti. Infatti vediamo la fase dell'innamoramento, lui che porge proprio la carta, l'asso di cuore alla ragazza, e vediamo la ragazza con il rossore sulla guancia. E volevo appunto chiedere alla psicologa, alla dottoressa, perché quando si arriva a un momento di questo genere, succede spesso anche nel, per noi, anche da adulti, ovviamente, allora diventiamo rossi e abbiamo questa reazione, diciamo, nel nostro volto. Vorrei sapere qualcosa in merito. Quindi vediamo prima la carrellata, così poi così tutti possono. Quindi andiamo avanti. Quindi questa è l'opera di Marisa Scicchitano. Questa invece è l'opera di una nostra artista ceramista, che è l'architetto Maria Grazia Geniale. Quindi voi come potete notare, questa idea di questa ceramica policroma che con i lustri indica poi delle spazialità diverse, anche questo strappo che si vede al centro indica anche questo cuore che a volte può essere anche lacerato, e che nella lacerazione può nascere nuova, nuova vita. Andiamo avanti. E dalla geniale Cristantina Milardi, questo cuore che, come voi potete notare al centro, è realizzato da cartapesta, sono giornali sedimentati l'uno sull'altro che diventa volumetria, e questo cuore è legato e trattenuto perché è un cuore finito, è un messaggio che trattiene le notizie, quelli che sono gli accadimenti del nostro tempo, ed è una carta da gioco che ha la sua valenza più sociale, che è attinente all'innamoramento vero e proprio. Andiamo avanti, continuiamo con l'immagine di Mimma Gorgone, che si rifà con questo trompe-l'oeil, questa finta prospettiva in cui questa micro carta si trova al centro praticamente, dove si dipartono poi tutto questo gioco di cuori in alternanze chiaroscurali. Universale.
un'universalità che viene, che poi si dirava e si dirava un po' per tutto lo spazio. Andiamo avanti, da dopo Domenica Gorgone. Ecco, questo è un cuore un po' etereo, perché eterea è la tecnica che naturalmente la serigrafia fa fare ad Antonella Laganà. Una serigrafia, cioè questa, come se fosse una tecnica stampo che permette poi di realizzare sul tessuto questo cuore che è impalpabile, così come a volte i sentimenti riescono a fare in ciascuno di noi. E dopo Antonella Laganà, la realizzazione del cuore di Domenico Romeo, quindi il legno, il pioppo che viene naturalmente scolpito. Notate che molti hanno utilizzato questo piccolo quadrifoglio che diventa poi un elemento stilizzato, cioè da questo cuore poi c'è sempre vita, come voi potete notare, perché è un elemento che raccorda e che unisce. Questo per Domenico Romeo, un stile stiacciato. Questa invece è una carta da gioco, sempre realizzata da un'altra artista della ceramica, che è Rossella Marra, ed è incisa praticamente, è una tecnica della corda incisa, viene chiamata così, giusto Rossella? Una tecnica sperimentata. Come voi potete notare, c'è questa incisione del cuore che poi viene praticamente con una pompetta, viene riempita praticamente la parte della sagoma direttamente con il colore. Guardate questi lustri che danno questa lucentezza molto, molto particolare. Andiamo avanti. E questo è questo cuore trattenuto da questi rageni, e quindi c'è la concezione del fiore deciso, quindi no, nel senso di questa natura, no? Nel senso della natura morta, che poi rappresenta la caducità stessa per Adele Leanza. Avete notato che l'iconografia del cuore è sempre quella della carta che viene ripetuta con degli stilemi un po' univoci. Andiamo avanti. E poi questa invece è l'opera di Francesco Rocoteta, dove in effetti l'idea della carta viene trasposta, perché intanto c'è questa immagine che parte da questi due cuori compenetrati l'uno all'interno dell'altro, e che diventa quasi un gioco di mobilità. Ecco, questi sentimenti, dicevamo prima, partono da una zona e arrivano all'altra, e diventano motore non immobile, ma motore mobile di tutto un sistema che viene poi trattenuto da quella mano posta al centro della tela stessa. Il dottore Longini condivide questa. Prendiamo questo. Posso. Che cosa vuoi partire da questo qua? Dopo, allora, appena finiamo la chiave. Questa è la chiave. Andiamo avanti. E questo invece è di Grazia Papalia, quindi questa forma un po' informale, anche alla sua volumetria, perché c'è un polimaterico, questa tela di Utah che applicate e che dà questi squarci, no, che voi vedete sia sulla destra che la sinistra. Quindi questa è l'opera di Grazia Papalia. Andiamo avanti. E questa è l'opera di Pina Calabrò, dove ecco questa mano che trattiene il cuore e trattiene tutti i colori universali che appartengono alle dinamiche che animano il cuore stesso. E però è anche un cuore che potrebbe anche essere trasparente. Vedete questo effetto specchio a mo' di puzzle, che è praticamente applicata su e che indica la volumetria. Andiamo avanti. E questa invece è l'opera che viene realizzata in digitale di Manuela Lugarà, che ha fatto un'operazione di linea e forza, perché vedete che il cuore, no, è una forma conchiusa. Lei ha applicato un reticolato dove ci sono queste linee forze che un po' indicano i dinamismi dell'amore, perché in effetti queste linee tendono e vanno un po' oltre, vanno al di là dello spazio stesso. E poi andiamo avanti. Questa è l'opera del nostro Pier Filippo Bucca, che trova il discorso della concavità e convessità del cuore, quindi della linea, lo ritrova sempre nell'anatomia stessa, sia nel gioco delle labbra, sia nel gioco di questa mascherina, che poi in fondo che vuol dire? Che col cuore a volte si riesce anche a fingere, no? C'è questo discorso della finzione.
e questo è realizzato con la tecnica sempre dell'aerografata, disegnata a matita e acquarellata. Andiamo avanti, mi sembra che la nostra carrellata andiamo avanti, ho dimenticato qualcuno. Ecco, queste sono le immagini che abbiamo visto in apertura di Cristina Benedetto, dove questo cuore feto, no? Indica poi quella che è la vita, il cuore è vita, il cuore anche l'amore di una mamma e anche sicuramente questo rapporto materno. Queste sono i cuori dei nostri artisti che quest'anno sono di livello, questa è l'annata migliore per gli artisti del mondo, sono i più bravi in assoluto. Dominella voleva dire qualcosa partendo magari dalla domanda di Marisa. Intanto Rossana si può avvicinare, per favore. Sì. Sì, tantissimi spunti che portano tutti, parto dal quadro e rispondo anche. Sì. Perché intanto i complimenti sono davvero splendidi, anche perché siete riusciti a trasmetterci diverse accezioni dell'amore. Questo è molto bello, perché guardandoli tutti insieme davvero c'è questa percezione poliedrica dell'amore. Parto da quello, perché in realtà ora non vorrei rompere il romanticismo che si è creato, no? Però in realtà, se proprio dovessimo utilizzare un organo del nostro corpo per rappresentare l'amore, ahimè, romanticismo rotto, dovremmo utilizzare il cervello. Sì. Le emozioni nascono nel cervello, non nel cuore. Il cuore è coinvolto, come diciamo, come tanti altri organi. Ecco perché dicevo partiamo da quel quadro. Sì. Perché cosa avviene? Lo voglio spiegare come in modo più semplice possibile. Allora, gli input sensoriali, quindi i nostri sensi, noi attraverso i nostri sensi raccogliamo informazioni che quindi arrivano al nostro cervello. Okay. La parte ancestrale del nostro cervello, la parte arcaica, quindi amigdala, lo spiego così, è come se fosse un database, un contenitore di informazioni che nell'arco della nostra vita acquisiamo. Nel momento in cui arriva un input sensoriale molto importante, che noi spesso sottolineiamo, come dicevamo, è l'olfatto nelle relazioni, ok? Comunque, qualunque input sensoriale, quindi ciò che sentiamo, ciò che vediamo, ciò che gustiamo, che tocchiamo, e queste informazioni ovviamente interagiscono fra di loro, arrivano alla parte arcaica del nostro cervello, ok? Quindi quell'input, quell'informazione interagisce con quella che è la simbolizzazione che noi abbiamo fatto durante la nostra vita. Ok? Facciamo un esempio banalissimo. Nella mia vita, ad esempio, io sono sempre è stata attratta da bambina dai ragazzi mori con i capelli lisci. Giuseppe, saresti stato papabile, ci possiamo ci siamo conosciuti tardi. Allora perché vi dico questo, no? Perché diciamo sempre, a me piacciono i mori, a me le bionde, eccetera eccetera. Sono informazioni, associazioni simboliche che noi inconsapevolmente facciamo nell'arco della nostra vita. Quindi nel momento in cui arriva un input sensoriale c'è una risposta del cervello. Questa risposta del cervello, sempre che parliamo di impulsi elettrici naturalmente, manda informazioni, attenzione, non alla nostra psiche, manda informazioni al nostro corpo. Quindi il cuore sicuramente, e quindi il cuore inizia a battere, ma anche quando c'è paura, se io vedo un leone uscendo da casa, il cuore inizia a battere, divento rosa, sono tutte manifestazioni fisiologiche, i muscoli sono più pompati, sono pronti all'azione, okay? Quindi tutto il corpo si attiva. Solo a quel punto
interviene la parte di consapevolezza, la ragione. Okay? Solo a quel punto io mi rendo conto, e ora vediamo perché è tantissimo, è interessantissimo ciò che la professoressa ci diceva, no? L'educazione emozionale. Solo a quel punto, se io ho una buona educazione emozionale, riconosco cosa sto provando, cioè ascolto, consapevolizzo l'output che il mio corpo mi sta dando. Cosa accade? Se non fossimo contaminati durante la nostra crescita da costrutti disfunzionali, da convinzioni disfunzionali e terribili, e quindi fossimo più in contatto con questo ascolto del nostro corpo, non avremmo mai problemi. Non ci sarebbe questa dicotomia fra cuore e ragione, che poi sarebbe fra corpo e ragione. Questo ve lo dico dal punto di vista clinico. L'inghippo, qualunque sia il tipo di problema della persona che viene da me, è sempre questa dicotomia. Del resto, no, la storia, e ancora oggi è questa. Perché? Perché in realtà non dovrebbe esistere, come ci veniva detto, questa dicotomia. Eppure noi siamo convinti di dover scegliere. Sempre. No, non dobbiamo scegliere. Ti posso fare una domanda, che è una domanda faziosa la mia, nel senso, come mai a volte capita che, allora, naturalmente chi è sposato, no, ha una storia, eccetera, come mai a volte si cerca, ci si innamora nonostante si è sposati, eccetera, qual è il motivo? Allora, se per innamoramento, ricordiamoci, definiamo quello che abbiamo detto, l'attivazione fisiologica, eccetera, eccetera, guai a non innamorarsi quando si è sposati, ancora. Guai a parlare di amore. Parli di amore o di innamoramento? Innamoramento. Innamoramento significa, abbiamo detto, l'attivazione fisiologica, quindi il riconoscimento degli input. Quindi significa che se io amo una persona, ho scelto, quindi come dicevamo, sento di stare bene nella costruzione con questa persona, attenzione, non significa che i miei sensi sono a quel punto castrati, e quando lo sono è una castrazione cognitiva, sociale, culturale, e lì iniziano i problemi. Allora, la persona veramente sana è la persona che riconosce l'attivazione fisiologica nonostante abbia una persona accanto. La riconosce, e qui, quindi non una dicotomia ma un continuum, la persona libera è la persona che riconosce tutte le emozioni, quelle etiche, quelle non etiche, morali, ma poi decide, lì l'intervento della ragione, e quindi il continuum, decide l'agito. Quindi se io amo una persona non significa che non mi posso innamorare, cioè non significa che non mi posso sentire attivata, perché continuerò ad avere gli occhi, le orecchie, eccetera, eccetera. Okay. Io prima di passare a fare qualche domanda, voglio fare poi un intervento. Rossana ha scritto qualcosa sull'argomento. Allora, per me l'amore è il fuoco. Livido crepitio d'accese lingue, fuorviante orror di fulgida magia, il fuoco tempra il cuore, l'anima mia. Rammenta il duol di trepida amarezza, fugge e scompare in rapida destrezza, consuma dentro cenere la sciva, la vita, il tempo e l'ombra mia furtiva. Il fuoco tace, sfuma nel pianto l'acre odor d'acceso, rugge il furor dall'estasi proteso, si placa il cuor nell'avida mattanza, poi dunque nell'attesa lontananza sarà ancor fuoco e fulgida malia l'amor che lega a te la mente mia. Invernacolo. Detto con quanto sì, ma taglio cori. Sciore d'un me giardino innamorato. Tutto per tia, l'un me pensiero mori. Quando non si avvicina a me assettato,
se tanto bello giglio lo creato, che non me sguardo un canta sopra tia. Te guardo e penso, quanto sembra amato, da tutto tempo di sta vita mia. Ed è un cantata tutto dopo arrai, sento come una musica che viene. E tutto, sai, mi piace dopo pensare, e niente avanti a tia, niente me teni. Vorresti vedere un mio tutto mondo, vorresti me te coglio tutti i rosi, perché con te arrivai, mi tocco fondo e mi sperdia di tutte le altre cose. Sogno felice sì, ma lo desio, c'è dentro e mi accompagna come ieri, e voglio un tuo ricco cuore mio, voleva fosse stata tua moglie. Grazie, grazie ancora. Un attimo, volete investire prima per dire, venite qui così poi diamo il microfono a Mila che può continuare, poi il dottore Enzo, mi dite qualche domanda. Allora, vedete che c'è molto fermento qua stasera, dai che siamo nei tempi. Allora, la signora Pina, che è ricercatrice nella zona delle morte, eccetera, ci legge una serenata di corteggiamento. Su una bella pantera di navi, i tuoi bellizzi fanno morire, i tuoi capiti felici ne fanno peniare quando viene lo vento e te lo muovi. Di tanto tempo ti degno d'occhio, più tempo passa e più bella te fai. Sall'albero ci cangiano i frutti, i tuoi bellizzi non cangiano mai. Stasera sto chitarra e mandolino, ti canto sta bella serenata. Facciati su tuo cuore e stai contento, fammi passare una felice nottata. Vedi come ricerca Teresa, grazie a Pina Verduti, Teresa Celestino, e poi passiamo il microfono a Mila e al dottor Enzo, così potranno... Titolo della poesia, preziosi e preziosità. Preziosi sono i tuoi baci, preziosa sei del mio cuore. Prezioso quando una stella stacchi dal cielo per me. Preziosa accanto ti sento. Prezioso è il tuo calore in un'atmosfera avvolgente. Preziosa e audace ogni ora sfuggente. Di rara bellezza ti porgi, elevato è il pregio che infondi, nonostante son vagabondo, gagliardo e forte per te. Pregno di fuoco è il tuo cuore, emana fervore e armonia, sei tutto per me, vita mia, non più lontano da te. Grazie Teresa Celestino. Mila, così poi. Allora Mila, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Siamo nei tempi, non vi preoccupate. Tanto piacere essere qui questa sera, proprio perché tutto questo che abbiamo detto appartiene a tutti noi, in buona sostanza. Prima sollecitazione, proprio se ne abbiamo un attimo di tempo. La poesia, a partire da Saffo, proprio si diceva del rossore, no? Saffo scrive un'ode in greco bellissima, nella quale si raccontano gli effetti proprio dell'amore, gli effetti fisici dell'amore. Saffo racconta di questo innamoramento, tra l'altro per una donna, no? Per cui sappiamo benissimo, né ci interessa, voglio dire, questo lo spieghiamo sempre, però racconta di come questa pelle diventasse verde come l'erba e di come la lingua si bloccasse proprio nel parlare. Viene poi ripreso da Catullo che quando, insomma, voglio dire, deve parlare d'amore ed è il primo poeta occidentale che parli d'amore e che trovi le parole per raccontare gli effetti dell'amore. E Catullo dice aures sonitus opte tintinna, si dice le orecchie risuonano di un loro stesso suono, e dice la pelle si fa verde come l'erba. Poi però in tutto il suo appunto straordinario
che noi, voglio dire, noi lo chiamiamo canzoniere, in realtà è un liber con 116 componimenti, racconta tutti gli effetti dell'amore, no? E ad un certo punto dice nec tecum nec sine te, che è la grande, ecco, no? Forse la maniera unica, almeno io spiego di solito ai ragazzi, per raccontare, ecco, il patema dell'amore, ma anche forse il senso dell'amore stesso, no? Cioè, io non sto con te e non riesco a stare senza di te. Poi dice, difficile est deponere longum amore, ma dice, però dice, lo devi fare, ecco, tu lo devi fare. Questo senso del dramma, no? Che tutti hanno quando vivono un amore disperato, che però poi alla fine probabilmente è quell'amore che diventa poi esperienza. Però Carullo dice una cosa straordinaria ad un certo punto del suo, nei suoi componimenti, ad un certo punto appare, ecco, questa è la mia, veramente la mia riflessione, appare una grande verità, che è secondo me la grande verità del mondo occidentale. Lui dice che è molto diverso amare e benevelle, e pone la differenza sostanziale fra l'amore e il voler bene. Ecco, che è una, secondo me, una chiave fondamentale per riconoscere quell'amore buono. Ecco, io quando lo spiego ai ragazzi dico sempre, vedete ragazzi, amare significa, ha la stessa etimologia della parola amicizia, che poi viene dall'amictus, che era il vestito che si poneva addosso. Per cui, ecco, l'amore come l'amicizia a volte, ecco, è anche molto difficile trovare il confine, no? Nelle storie personali, per dire, fra... tu ti puoi essere innamorata per tutta la vita di quello che è stato il tuo migliore amico, per esempio. Non è facile capire la differenza, però quando la capisci poi stai a posto con la tua coscienza. Però ecco, la differenza fondamentale, che poi è più chiara nell'amicizia che nell'amore, del volersi bene. Ecco, non esiste un'amicizia per il male, perché non esitiamo a considerare un'amicizia falsa. Difficile invece riconoscere l'amore malato, perché lì non vogliamo credere, e questa grande verità proprio del volere il bene diventa poi per esempio l'occasione per costruire quel progetto di vita di cui ci si interrogava prima, perché chi vuole il bene si protegge, proprio come vuole la parola stessa, e va verso la vita. Quanto poi all'innamorarsi, ecco, quando noi per esempio spieghiamo i famigerati promessi sposi, no? Che ai ragazzi possono anche sembrare un po' pesanti, però in realtà quella è una bella storia d'amore fatta di tantissime peripezie, nelle quali i due separati crescono, cioè la storia ecco, complicata dagli altri, con accanto la vicenda drammatica della monaca di Monza, che racconta proprio l'amore malato, li fa crescere. Per cui alla fine la parabola esistenziale, quando si riesce a costruire una storia e la si riesce a tenere in linea, diciamo, con la vita stessa, è quello del migliorarsi reciproco, cioè del non trovarsi mai ogni giorno uguali, no? Anche ogni giorno è un'esperienza ed è costruzione di esperienza. Ecco, la letteratura ci consente di aiutare, a parte noi stessi, voglio dire, perché più li si legge e più ne trovi una miniera per te stessa. È veramente un breviario, ecco, la letteratura, la filosofia, l'arte, la musica, ecco, questo è il senso dell'educarsi. Però ecco, quando noi ai ragazzi raccontiamo che anche un ostacolo diventa poi un'occasione di crescita, noi stiamo lavorando su quell'intelligenza emotiva di cui si diceva prima, perché molto spesso, ecco, ed è quel discorso, e chiudo veramente, dell'amore cattivo, esiste il processo di catarsi, cioè io mi purifico guardando il male altrui e di fatto poi lo riconosco, per cui verosimilmente quando io leggo, alla fine leggo le vite degli altri e riesco anche, se le ho capite, a tirarmi fuori da alcune situazioni nelle quali, per effetto, diciamo, di un traviamento, io potrei invece non riuscire ad uscire più. Per cui, ecco, la letteratura, come anche strumento pedagogico,
oggi ci consente di fare questo tipo di, diciamo, avvicinamento a questi ragazzini che, è vero, distratti per come sono, hanno però anche tante paure, tantissime paure, e molto spesso vengono dalle famiglie queste paure, perché quel paradigma che avevamo nella famiglia, che si riconosce, cade, perché questi giovanotti sono vele in mezzo al mare, e ai noi, ai loro, perché non avranno poi da ricostruire qualcosa che hanno visto già distrutta. E questa non è una situazione da non considerare, anche per noi che facciamo questo, anzi soprattutto per noi che facciamo questo mestiere. Ho fatto una domanda, scusa un attimo. Sì. No, volevo dire che forse non solo i ragazzi dovrebbero essere cadere, ma anche assolutamente sì. Allora, facciamoci qualche domanda, però prima la signora. Volevo chiedere quanto la scuola oggi fa per la cosiddetta educazione sentimentale, che già ai tempi di Stendhal si poteva. E poi un'altra domanda, la provocazione che voglio fare per il dottore Nociti, la domanda faziosa gliela deve fare il preside vecchio, perché se no non esce da qua, deve essere faziosa, cattiva, e bisogna metterlo in imbarazzo, il tuo preside non se ne va, io glielo sto dicendo, preside, o lei va il cattivo o io non lo vedo, però non la faccio partire quando sarà cattivo. No, non si può essere molto cattivi nei confronti. Anche perché sa che se ne faccio queste. No, nei suoi confronti, né tantomeno nei confronti degli altri, perché sono stati davvero sapientemente illustrativi delle ragioni del cuore e di come il cuore palpita. Io piuttosto vorrei aggiungere un piccolo dettaglio, vale a dire ricondurci, come aveva esordito l'esperta letteraria, al tempo del mito, della mitologia. Io sono siciliano e in quanto siciliano ho dentro di me molti aspetti della mitologia che si annidano in quel territorio. Credo che tutti voi siate stati qualche volta, non solo in Sicilia, sicuramente tutti, ma sicuramente siete stati in una delle 9 città che si chiama Aci. Ce ne sono ben 9. La più nota è Aci Reale, ma poi ve ne sono tante altre. Aci Galatea, Aci Galatea, Aci Bonaccorso, Aci Catena, Aci Trezza, Aci San Sant'Antonio, ce ne sono 9. Ma sapete perché ci sono tante Aci? La risposta ce lo dà il mito, ce lo dà la mitologia. E la mitologia rapidamente dice, è un bellissimo racconto d'amore. Vi era la ninfa Galatea, che apparteneva alle Nereidi. Le Nereidi erano le ninfe delle acque. E di questa ninfa Galatea si era innamorato Polifemo, il grande ciclope che viveva sull'Etna. Però si innamora di Galatea anche un pastorello, Aci. Ora, pensate voi se Aci poteva competere con il ciclope, assolutamente. Però quando scatta la scintilla dell'amore non c'è niente da fare. Galatea si innamora di Aci. Si innamora a tal punto che la sua passione travolgente nei confronti di questo splendido pastorello, figlio di Fauno, li porta ad appartarsi e a baciarsi. Il bacio degli innamorati, che tutti noi, credo, abbiamo provato. Polifemo scorge da lontano i due innamorati che si baciano. Roso dalla gelosia, nel momento in cui si distaccano e Aci si immerge nell'acqua per un bagno, scaglia contro un masso, schiacciando in modo impietoso e mortale il pastorello Aci. Galatea, a quella vista, si dispera. La disperazione è il dolore dell'amore. E piange notte e giorno, al punto da far intenerire gli dei, le divinità. Giove e gli altri dei acconsentono affinché
Galatea possa in qualche modo riavere e riabbracciare il suo pastorello, morale della fauna. Viene trasformato il sangue che era scorso dal corpo di Aci, viene trasformato in acqua da parte di Giove, e le sue acque diventano tanti torrenti, tanti torrentelli, 9, tanti quante sono le città che portano il suo nome. Questa è la forza dell'amore. Sì, no, grazie, tanto apprese da una vice de Grandis in acquattro. Poi io sono, volevo intervenire perché sono stato una mia idea, forse un po' particolare. Prego. Però questa supplenza dell'istituzione scuola, devo dire un po', non la tollero, non la capisco bene. Faticoso. Perché no, non per l'impegno, un faticoso vostro o rischiosa, no, perché penso che forse voi volete supplire a qualcosa che viene a mancare nella società, che noi in passato invece avevamo diversamente, non che non avevamo, perché anche allora c'erano dei limiti, però c'era qualcosa, perché anche noi siamo vissuti in un certo modo, anche noi abbiamo avuto la nostra costruzione, il nostro essere, ci siamo formati con le nostre limitazioni, però siamo andati avanti. Oggi che la società è cambiata, sta cambiando anche e soprattutto per colpa nostra, perché dobbiamo dire le cose, perché noi stiamo ragionando forse con una idea di società però diversa, come se c'è ancora la famiglia, se ci sono ancora determinati valori che sono finiti. Oggi per un giovane, e me lo insegnate voi, il valore è quando sta sulla chat, il valore, gli amici che hanno, sono quegli amici che hanno nel telefonino, però poi hanno paura del contatto, vivono una solitudine interiore spaventosa. E la scuola secondo me fa bene a fare queste cose, l'educazione, però la scuola non può. Dovremmo inventare qualcosa di nuovo, qualcosa che va al di là della scuola, qualcosa che sia insita nell'apparato, nella società, perché le emozioni non si insegnano a nessuno, le emozioni si costruiscono con la cultura, con l'arte, con la poesia, e allora dobbiamo rivedere un sistema di società diverso, che da un certo punto di vista l'abbiamo avuto noi, ma non si può a scuola dire senti l'educazione e la fai emozionale così oppure vivi questo rapporto di compreso, aspetta io sto facendo provocatoriamente, ovvio, no, perché però non riesco neanche a capire appieno questo, e penso che non lo capisco neanche i giovani d'oggi questo fatto, cioè, come giustamente diciamo, me lo vado dallo psicologo. Come va lo psicologo? Cosa diversa invece lo psicologo nel mondo del lavoro? Il mondo del lavoro dove c'è, non c'è, io sono lo psicologo, dentro per esempio sono medico, dentro il reparto, dove viviamo delle conflittualità così forti tra medico e paziente, tra medico e medico, tra medico e dirigenza, che ognuno di noi ha bisogno poi di un confronto, di un aiuto, di un sostegno. Lì si lo vedono, ma perché là già c'è un'ossatura di per sé, ma non posso formare che ancora deve essere formato, perché andrei quasi a violentare quella che è il suo midollo spinale di per sé. Passatemi questo. Io volevo dire questo, che la società dovrebbe essere anch'essa educatrice, ma una società che ha come valori, tra virgolette, quello che è business, il successo, il denaro, e non invece l'empatia, il farsi carico dell'altro, sì, appunto l'amicizia, non riesce a svolgere quel compito che dovrebbe fare anche insieme alla famiglia e alla scuola. Perché la scuola ha questo compito che non è di supplenza? In realtà, e dovrebbe essere di completamento di quello che già magari dovrebbe avvenire nella famiglia, però molte volte la famiglia
non svolge neanche questo compito. E allora educare alla emozione non è insegnare determinate nozioni, ma insegnare determinate esperienze. Per esempio, io leggevo recentemente che una delle scuole elementari di grande successo si trova in Finlandia, dove l'educazione è basata sul rapporto diretto con, per quanto riguarda i bambini, i ragazzi, e sul rapporto diretto con il mondo della natura, e poi sulla cooperazione, nel senso che il ragazzo più sveglio, più pronto, aiuta chi ha bisogno. Che poi è un principio pedagogico che esiste già da tantissimo tempo, che non è poi tanto nuovo, solo che non viene applicato, perché le qualità morali, appunto, che oggi si richiedono, in quel tempo che dicevamo, dove la comunicazione reale in fondo non c'è ed è solo apparente, dove non si capiscono le ragioni degli altri, è proprio questo, dare quelle qualità che porti il giovane a il ragazzo a comprendere le ragioni dell'altro e a farsene carico reciprocamente l'uno con l'altro. Se la scuola riesce a fare questo, ha fatto veramente una grande azione educativa. Lo facciamo, una questione che la professoressa Trigilio è che se non facciamo questo i ragazzi non capiscono l'utilità di quello che facciamo. Cioè, il senso è che oggi questo ragazzo ha comunque delle esigenze di coinvolgimento, cioè il momento in cui noi dobbiamo agire è un momento di bisogno, cioè tutto ciò che era gratuito e che noi magari abbiamo accettato passivamente, oggi non viene neanche riconosciuto come utile, per cui è proprio una necessità quasi egoistica del docente, quello di dover comunque parlare un linguaggio simile. Alla fine se si parla un linguaggio simile, senza dimenticare mai appunto l'obiettivo formativo, che è proprio quello di cui stiamo parlando questa sera, cioè quello di comunque far crescere la persona, e tu devi entrare in relazione con queste complessità, perché si può fare a meno di guardare chi hai davanti, ma se chi hai davanti è là davanti a te e capisci che alcune situazioni sono più utili che altre, tu vanifichi il tuo intervento, perché alla fine comunque serve, ma noi non è qualcosa di nuovo, l'hanno fatto anche con noi i nostri docenti. Bravo. Cioè voglio dire, per carità, solo che oggi nel distrarci anche noi stessi, con la nostra professionalità, che ha una serie di parametri troppo razionali, perché il nostro mestiere, come il mestiere di un genitore, non è un mestiere razionale, è una stare in cammino continuo. Allora non puoi cadere nei tecnicismi, come non potete cadere voi medici, come non può cadere un psicologo, non ci sono, come non può cadere un avvocato, cioè tu hai una persona davanti. Allora, per essere utile tu a lui e lui a te, perché poi là ci deve arrivare comunque, tu devi entrare in relazione con queste complessità, e questo è anche parlare di sentimenti, cioè non può parlare come hanno parlato oggi, meglio, ma come hanno parlato i nostri tempi, cioè l'Odissea, l'Iliade, Dante, rapportarlo alle nostre, là si forma. Oggi ragazzi non sanno più scrivere. Oggi ragazzi, allora un attimo abbiamo intervento prima professoressa. Sì, io vorrei precisare che l'educazione al sentimento non è una conquista che si fa alle scuole secondarie, ma deve partire un processo di costruzione che parte da piccolissimi, già dalla scuola dell'infanzia. Dico questo perché ho avuto la fortuna di svolgere la funzione di psicopedagogista in alcune scuole della nostra città. E allora l'educazione all'affettività, all'emotività, partiva già dai bambini di 3 anni con l'avvio al riconoscimento dei propri stati d'animo, delle proprie emozioni, delle proprie paure, del proprio stato di gioia, di contentezza. Quindi una volta che si riconosce lo stato d'animo,
si comincia anche a gestire, a controllare lo stato d'animo, il sentimento, la paura, l'ansia, l'emozione, e man mano che si procede, che si va avanti, si comincia appunto a gestire con consapevolezza questo tipo di emozioni, che poi diventa educazione sentimentale, quindi gestione dell'emozione anche in situazioni difficili, in situazioni problematiche che si possono prospettare nel corso della vita. Purtroppo credo che, io adesso sono lontana dalla scuola e quindi non so cosa stia avvenendo, ma da quello che ho sentito dire si sta un po' sgretolando questo mondo, che è questo tipo di programmi che vengono un po' sottovalutati o che non si sanno gestire, perché anche gli insegnanti, che adesso per fortuna devono avere un corso di formazione, un sistema di formazione diverso, per cui anche insegnare nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole elementari, occorre avere un corso di studi adeguato, quindi una laurea. Io spero che si riprenda tutto questo, perché non sostituirsi alla famiglia o essere delegati dalla famiglia a portare avanti quello che le famiglie oggi non fanno e non danno, ma appunto completare l'opera della famiglia e in maniera consapevole e competente saper gestire questo processo di crescita e di conquista della propria maturità, che è utile per affrontare poi la vita in tutte le sue dinamiche, in tutte le sue problematiche. Grazie professoressa Tiboli. C'è il professore pure da Canale, non ci muove mai, professore, una domanda è un artista. Una domanda veloce, professore, la deve fare. A quando e quando è venuto la deve fare. Vero? Allora, volevo dirvi questo. Ora io partiamo dal dottore Lucidi, poi facciamo l'ultima, il cuore, dove arriveremo con il cuore, con i sentimenti. Pensateci, e poi conclude la vicepresidente alla fine dell'appuntamento. Allora, partiamo prima dal dottore Lucidi. Lei è stato brevissimo, sì, però rispondendo magari a qualche cosa. Penso che siamo intesi abbastanza bene. Quello che è importante, come in ogni fascia d'età, ma ancora di più nella terza e quarta età, è riuscire ad avere ancora quella capacità di emozionarsi. Io devo emozionarmi in qualunque momento della mia vita, perché l'emozione è vita. Ebbene, noi geriatri vorrei concludere che spesso diciamo non aggiungere anni alla vita, ma aggiungi vita agli anni. Quindi aggiunge emozione, amore, tutto quello che ti fa stare bene. Questo è l'augurio che faccio a tutti voi e a me stesso. Grazie, dottore Lucidi. Rimetta, non ce l'ha sbagliato. Forza. Viva le emozioni, tutte, quelle piacevoli, quelle spiacevoli. Infatti Dominella ha consigliato a sua mamma di venire alle Muse, perché dice che è un posto dove ci sono delle emozioni, quindi l'applauso a Dominella, che è una nostra sostenitrice in piedi, perché la madre è dottoressa che c'è questa. Ma è vero, no? Amore, il dottor Lucidi diceva, anch'io dico, mi sento qui in famiglia, mi sento accolta, sento questo amore, perché qui ci si emoziona con l'arte, con la letteratura, ci si emoziona costantemente, e necessariamente quando si incontrano le emozioni, interagiscono, è un ambiente d'amore. Quindi grazie per questa facilitazione di... Grazie, grazie. Vuol dire che il professore è un amore. Faccio riferimento al titolo di un libro da cui è stato anche dato un film. Va dove ti porta il cuore, ma con ragionevolezza. Grazie professoressa Misteri. Io più tempo passa e più... mi convinco che ce le dobbiamo dire le cose, cioè che dobbiamo avere il coraggio anche di saper esprimere quello che,
che sentiamo, nel bene e nel male, cioè non lasciare niente alla, al nostro segreto. Ecco, l'età della maturità mi sta conducendo a questo. Per cui anche quando le cose non vanno bisogna avere il coraggio di sentirsi libera. Che cosa vuol dire? Detto una cosa fondamentale, gli anziani sono più disinibiti. Sì. Bene, meno sovrastrutture e più veniamo. Marisa Cicchitano, dormi a Catanzaro come? Io sono emozionata innanzitutto, quindi il mio cuore sta in mezzo a voi, in mezzo a tutti voi. Vi ringrazio per tutta questa, questa gioia che abbiamo vissuto insieme per questo. Grazie, grazie, grazie Marisa.